Decisamente in questo caso bisogna ascoltare, no? Delle parole di
poetiche. Tu, Lorena, invece che rapporto hai con la poesia? Allora, io bello. Oh, il più bello di tutti è arrivato. Naturalmente da bravo Divo si è fatto attendere. Allora, io ho probabilmente un bel rapporto con la poesia, che mi sono scelta un compagno che scrive poesia. Oh, ho fatto la domanda giusta. No, non lo fa per lavoro, però insomma lui è vero che scrive. No, la poesia va a braccetto con il canto, con la musica sicuramente, e anche io non ho mai cantato musiche contemporanee, ecco, come diceva Resalta, è capitato di cantare brani con sottofondo musicale, poesie con sfondi musicali, ma insomma non ho fatto mai questa esperienza. Nel tuo futuro magari canterai qualcosa nel tuo compagno, allora, chissà. Ma chi può dirlo? Ma, però nel lavoro è meglio fare le cose che si passano meglio. E invece a te, Maria Letizia, chiedo che cos'è per te la musica, perché hai deciso di diventare cantante? Allora, io ho in realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata la cantante. Ah, quindi invece di fare il primo vestito sì. Hai fatto... Sì, io praticamente avevo 3 anni, mi vestivo con tutti, mia madre aveva una sartoria, io prendevo tutti gli straccetti per terra, me li mettevo addosso e andavo fuori e cantavo, quindi è una cosa proprio, sono nata cantando, infatti dico sempre, forse ho cantato anche nella mia precedente vita, quindi e il discorso della poesia, io leggo una poesia al giorno, perché credo che la poesia sia qualcosa di estremamente formativo. Peccato che oggi la poesia trova poco spazio, come del resto un po' tutta l'arte in generale. Amo molto la pittura, ho fatto liceo artistico, quindi anche io dipingo, mi diletto, ovviamente sicuramente non so, non mi voglio assolutamente, però ecco, io amo un po' tutta l'arte in generale, cioè il canto è qualcosa che io in particolare sento proprio molto, molto, lo sento fisicamente il canto, perché quando sto male, quando ho momenti brutti canto. E il canto mi fa stare bene, perché trovo che il canto sia molto liberatorio e benefico. E quindi canto, poesia, musica in generale, ho studiato anche uno strumento, quindi per me l'arte è a tutto tondo. Beh, diciamolo cosa, perché insomma ho studiato il violino da 8 anni, sì. E poi ho scoperto in realtà quello che in realtà mi piaceva fare, insomma, era cantare. Quindi non l'ho abbandonato il violino, assolutamente. Tutta la mia vita dei progetti per il vostro futuro? Ma noi guarda se oggi ci siamo rincontrate sì. Così in siamo... realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto che siamo noi tre e una... Ma come Cacao non l'avete presa? Ma Cacao è l'anima del gruppo, ecco. Se non so questo in bordo va benissimo, ok, allora non saremo vestito in bordo. E quindi ci piacerebbe fare un bel progetto insieme con una bellissima musica che spazia in realtà dall'opera classica al musical, al pop lirico, ecco. Bene, allora andremo tutti a Ischia, compreso Maria Letizia, che penso che abbia anche lei tanti progetti per il futuro. E, diciamo, io ho cantato tanto con mio marito, che è un marito, no? Insieme avremmo anche presentato, però non è vestito di Bordeaux, quindi sì, e quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista e poi insomma canto anche, faccio parte, sono solista di una corale, però insomma, adesso i progetti io lascio un po' anche che le cose vengono fatte. Questo è un bellissimo progetto, il trasloco, speriamo. Bene, allora innanzitutto grazie per aver dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche, diciamolo,
caro signor Prandin, diciamoglielo, non sono facili, diciamoglielo di cuore, non sono facili, perché io l'ho ballata e quindi non sono facili. Loro ci hanno dedicato tantissimo amore, tantissima passione, è stata una gioia avere qui tutte loro oggi e soprattutto una gioia che dedichiamo a Bruno Mancini e all'amore che ha per la poesia. Assolutamente, sì. Grazie soprattutto anche a Cacao. Cacao è sempre fondamentale. Bene. Ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa bella esperienza. Ringraziamo anche bella. Posso aggiungere? Certo. Col Bordeaux anche, secondo me. Sì. Non a caso siamo tutte le cose di Bordeaux. La poesia, veramente sì, perché secondo me è molto bello. Assolutamente, molto espressivo. Io vedendovi penso che Brandini rispecchi e Bruno Mancini, siccome conosco un po' la poesia di Bruno Mancini, e Bruno Mancini rispecchi si sposano molto bene, perché sono tanti rimandi anche culturali, certo, sì. No? Che nelle musiche insomma si capiscono. E quindi caro Bruno Mancini, caro signor Prandin,
il primo premio internazionale 8 milioni che si tiene a Ischia. Comunque la premiazione è stata fatta al Budek di Milano. E sono stati proiettati 80 quadri sul grande schermo del MUDEC di Milano. E questa associazione internazionale sta in tutto il mondo, si chiama Associazione di La Ischia Arte e il presidente è Bruno Mancini. E questo è il quadro che ha vinto, sono stata inserita nell'antologia di questa associazione. Ecco. Io sono Milena Petrarca, sono attiva tra Pozzuoli e New York e ho esposto per il 500° anniversario di Cristoforo Colombo, con personale e collettive. E ha avuto il grande premio Hackman Award da New York, da Mario Cuomo. Milena Petrarca, sono di fama internazionale, poetessa, scultrice, anche stilista, e che coglie le malinconie, le passioni, le speranze, le gioie. Le sue opere sono presenti nelle collezioni americane prestigiose di tutto il mondo, francesi, inglesi e cinesi, incantando per quel suo essere sospesa tra realtà e sogno, mistero e poesia, avvolge la sua luce che traspare dai colori ora caldi e accesi, ora freddi e opachi. Vincitrice della seconda edizione del premio internazionale Arte Grafica 8 milioni, le sue opere sono state scelte per l'elaborazione di questa copertina. Questa è la copertina dell'antologia. Bene, grazie per questa mostra organizzata da Rosa Manauzzi e dal grande presidente che è stato anche un mio allievo del liceo artistico. Grazie. Grazie a te. Davanti al tempo, il volo verticale. Il volo verticale di un elicottero distinguo, il fumo di un battello si spande innocuo. Profeta, eccomi, vicino ai miei bagliori. Brucio superfici senza suoni, piuttosto che patire suoni di seghe. Ricordo il crepitio di una mitraglia, sotto gli archi scuri di un portone, addosso ai cani uomini il piombo dei proiettili e le piante pesanti di corpi e di fiori sparsi per terra, quel grido di pianto di bimba mentre c'erano scarpe chiodate. Ricordo la cella bassa e il sapore di aria viziata, alle volte sporche, ignobili, croci affannano il brusio, mentre c'erano scarpe chiodate. Sua madre, sporca di sangue, accoccolata tra luci ed ombre di ferro, e lì pensammo di bene e di male. Di male, di male e di bene. E poi capimmo, pietà.